Guardate come si deve iniziare. Guardate come si deve iniziare queste puntate nel web. Io non lo so, ragazzi, ma già, vabbè, già che abbiamo un regista come Luca Occhini, è tutto un programma, quindi la serietà poco e niente. Poi ha messo me a fare questo programma, te può immaginare. Comunque, siamo ritornati alla fiaschetteria di Redi ad Arezzo. Qui possiamo trovare tantissimi piatti tipici toscani, naturalmente, dalle bruschette alle zuppe, ai minestroni, agli gnudi, giusto? Tutte queste cose salumi, abbastanza tipiche della nostra zona. Quindi l'altra volta vi abbiamo fatto vedere un tipo di bruschette. Questa sera Felice ci ha preparato queste famose bruschette tricolore. Quindi Felice, ci vuoi spiegare un po' questa bruschettina, come la servi, come la fai? Gli ingredienti, insomma, della nostra bruschetta, anche se è abbastanza facile, semplici, insomma, da capire. Comunque sia, ripeto, tagliamo delle fettine di pomodoro fresco, ci mettiamo sopra la nostra bella mozzarella di bufala campana e poi la passiamo quei 5 minuti in forno, dopodiché una bella spolverata di rucola, okay. E per finire ci mettiamo l'olio. Il nostro, chiaramente un ottimo olio d'oliva. Noi abbiamo fatto vedere la ricetta, come la possiamo trovare qui nella tua fiaschetteria, ma per esempio chi è a casa, io ho visto che tu hai anche un bel attrezzo, diciamo, per scaldare le bruschette. No, a me mi sta più pensiero la battuta, ho visto il fatto che poi ce lo possa avere o no, e rimaneva un punto interrogativo, uno se lo poteva anche capire, ma il fatto che hai visto, ora, siccome sul web, no, su web, volevo dire un bel forno, no, per scaldare queste bruschette a casa. Sì, c'è un bel forno per scaldare le bruschette, c'è un bel attrezzo. Ragazzi, io ve lo dico, quando si ma va che a fare senti questo... la primavera, che no, va, no, riporti tutto questo territorio. Ma voi siete maliziosi, così ambiguo, un bel attrezzo. Così ambiguo. No, ma voi siete maliziosi perché... No, ma te devi risentirti come l'hai detto. No, nel senso, un bel macchinario come un bellissimo forno elettrico. Cos'è? È un forno, una griglia. Un grill. Un grillo. E li siamo lì. Evita tutte le terminologie così. Ma chi è semplici. A casa, no? Chi è a casa? Come deve fare a scaldare queste bruschette? C'è una griglia, che non è un grill. Mm. È una griglia femminile, non maschile. E chi è a casa come deve fare? No, chi è a casa naturalmente le può passare anche in forno. Basta mettere il forno ventilato, le passa nel forno e le può preparare tranquillamente. Questo vino che mi ha fatto già un effetto, è così forte. Questo è praticamente un vino però molto più importante dal punto di vista di uvaggi, perché questo è un Cabernet e un Sangiovese. Se volete mangiare bene e se volete ridere, se soprattutto, venite alla fiaschetteria De Redi qui ad Arezzo, in Corso Italia, via De Redi, davanti, come hai detto te, piazza San Michele. Salutiamo il direttore, naturalmente direttore. Noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra ricetta, speriamo Felice che questi attrezzi tu li cavi. E niente, che vi devo dire, ci siamo divertiti anche oggi, saluto Felice, ringrazio i miei due collaboratori che mi fanno fare certe figure perché mi viene da ridere, e ci vediamo alla prossima. Ciao. Un bacio.